16 riprende poi c'è Catalan, che sarà quotidiano. Quali sono le altre novità principali? In realtà sono tutte altre novità che dipendono da questa che è la novità principale, cioè la quotidianità. Avremo più possibilità di toccare l'attualità, che andando in onda una volta alla settimana, prima era un argomento che c'era ovviamente un po' precluso. Arricchiremo le puntate di rubriche, avremo vista la grande moda di questi programmi in cui si canta in macchina, avremo anche noi una rubrica dedicata dove però si canta parcheggiando, che crediamo sia ancora più difficile. Si chiamerà Parking in the Car, Parking Karaoke. Avremo le solite... i soliti sketch che giriamo in esterno, quei video che facciamo in esterno con gli ospiti, le interviste, la musica, insomma, cerchiamo di non far mancare niente a chi si era innamorato della versione settimanale, anzi possibilmente di arricchirla. E qual è stato l'ospite più simpatico, più disponibile? A livello di disponibilità tutti, a livello di simpatia anche, ma quelli che fanno lo scarto maggiore di solito sono gli sportivi, perché mentre gli altri sei abituato a sapere che sono simpatici, li hai già visti magari più spesso in televisione, sai che sono persone simpatiche, tendenzialmente lo sportivo lo vedi sempre in un contesto in cui può parlare poco, può sbottonarsi poco, e quindi loro sono quelli che fanno che sorprendono di più. Okay. E Aldo Grasso, che è un critico molto esigente, ti ha citato come punto di riferimento per la bravura e la presenza scenica. E i tuoi punti di riferimento in Italia quali sono? In Italia, perché all'estero appunto sono i grandi... Per vari motivi, tutti quelli, cioè i nomi sono sempre quelli, sono tutti quelli che hanno fatto e stanno comunque facendo la storia della televisione. Poi ovviamente sono punti, è importante avere punti di riferimento per capire quanto devi essere professionale in questo lavoro, quanto non lo devi prendere sotto gamba, quanto serve evolversi, studiare, eccetera. Poi però anche è importante mantenere la propria identità, altrimenti si finisce in un calderone di già visto. Ecco, invece sul festival hai già risposto, hai detto che ti sentiresti pronto, però non è il tuo mondo, quindi rimandato l'appuntamento. No, cioè, sì, per essere più specifici, nel senso, quando mi chiedono se sono pronto, tecnicamente sì, perché è un programma televisivo non più complicato di X Factor. Poi però ha tutta un'altra serie di sfumature, che è essere conosciuto da tutto il pubblico, che per esempio è una cosa che io non sono, ha un sacco di fardelli molto pesanti da portarsi dietro, e in quel caso invece non credo sia il mio momento.